Namaste, io sono Ace the Brave e ben ritornati in un altro episodio di Evoland, in cui vediamo questo gioco che affronta un po' il tema dell'evoluzione all'interno dei videogiochi. Nello scorso episodio abbiamo trovato l'arco e le frecce che possiamo utilizzare qui, penso, per trasferirci nel tempo e utilizzarlo per bruciare, per fare quello che non c'è scritto qua, ovvero bruciare quell'alberello lì. Abbiamo cambiato il futuro! E quindi adesso possiamo passare avanti perché quell'alberello non ci blocca più la strada. Possiamo uccidere i nemici, sì. Però utilizziamo magari la spada, che è sempre meglio. E vediamo adesso un po' di puzzle. Allora, questo lo possiamo uccidere da piccolini. Qua non c'è niente. Qui probabilmente possiamo fare così e andarcene qua sopra. Esatto, che così quello lo possiamo passare. Qua possiamo prendere la carta del fantasma di Kefka. E qua possiamo fare la stessa cosa, perché possiamo utilizzare una bomba qua e andarcene via di qua. Perfetto, possiamo continuare da questa parte. Vediamo un po' qua invece cosa possiamo fare. Possiamo intanto fare così. Quello lo posso bruciare con la mia versione piccola, quindi possiamo fare così e così. Esatto, e adesso possiamo fare così di nuovo e tornare ai grandicelli e vediamo che cosa possiamo fare di qua. Questo può essere distrutto? A quanto pare sì. Questo non può essere distrutto, però possiamo di nuovo trasferirci e usare la freccia infuocata di nuovo, quindi questa la possiamo usare qua e usare questi di nuovo. Abbiamo preso Time Traveler, che abbiamo fatto già 12 viaggi. E qua sblocchiamo che cosa? Un'altra stella? Un'altra stellina. E vai. Ottimo, continuiamo allora nella nostra ricerca. Possiamo andare giù di qua. Vediamo cosa possiamo fare. Quindi adesso possiamo viaggiare anche nel tempo. Altra meccanica presa da Ocarina of Time, ad esempio, che tra l'altro anche viaggiamo tra noi adolescenti e noi bambini, che è un'altra cosa appunto di Ocarina of Time. Questo come facciamo a illuminarlo? Probabilmente da quando saremo in fondo. Questo lo possiamo spaccare? Sì. Vediamo di uccidere anche questi mostriciattoli qua. E qua dentro troviamo... Taratatata, un'altra stella. Bene, bene, bene. Continuiamo ad andare in giù. Anche quell'alberello lì lo possiamo distruggere. Allora, di qua probabilmente dovremmo fare così. Abbiamo un po' di fuochi da utilizzare. Vediamo come. Allora, di qua possiamo passare. Quindi possiamo andare di qua adesso. Perfetto, tu cosa mi dici? Light my fire, ok, devo accendere questi due per andare là sotto. Cos'altro abbiamo in giro? Abbiamo questo che può essere distrutto. E abbiamo anche questa strada qua. Abbiamo fatto il giro? Sa di sì. Ok, probabilmente dovremmo usare un bel po' di frecce. Allora, partiamo con questa freccia qua. Poi probabilmente c'è una freccia in questa direzione. A quanto pare sì. Questo probabilmente mi permetterà di tornare indietro, perché sennò non potevo. Siamo di qua. Sì, c'era un alberello che ci bloccava la strada qua. Eccolo qua. Dobbiamo distruggerlo. Ah, forse dobbiamo colpire quello, ma dall'altro lato. Vediamo. Allora, intanto vediamo di andare là sopra. Questo lo possiamo bruciare.
Possiamo bruciare se spariamo da là in verso l'alto, quindi vediamo di farlo. Quindi mettiamoci il nostro, la nostra spada, in modo che possiamo togliere questo, poi sparare da qua e sparare qua. Così adesso possiamo tornare indietro e vedere che cosa combiniamo nella prossima area. Ok, quindi torniamo indietro. Abbiamo il fuoco lì. Avendo il fuoco qua, abbiamo sparato verso l'alto, che mi permette di sbloccare quest'area qua. Quindi siamo arrivati dove c'è la statua. Qua abbiamo bisogno della bomba. Qua possiamo passare di qua. Quindi possiamo passare di qua. Qua non possiamo sparare, a quanto pare. Non posso usarlo questo. Vediamo che devi fare che cosa allora. Forse devo sparare le frecce nell'altra direzione. Allora, vediamo di tornare indietro. Non posso tornare indietro. Forse devo essere piccolo, perché non posso accendere queste cose dalla mia versione grande. Quindi torniamo un attimo indietro a tornare piccoli. Un'altra volta, tornare indietro nel tempo. Quindi spariamo qua. Bello che anche la musica cambia di conseguenza, molto bella. Quindi andando qui, non posso andare lì perché c'è il cristallo, però posso sparare in questa direzione qua. Ho beccato qualcosa? No, però posso sparare di qua. E come faccio a illuminare qua in fondo? Ok, qua si è illuminato tutto, perfetto. Là non posso passare, quindi devo essere grande. Stavo pensando, come faccio a illuminare questa invece? Probabilmente ci sarà un segreto qua. Probabilmente non lo posso fare adesso. Piuttosto andiamo direttamente... Ah, devo bruciare quello però. Anzi no, non serve in realtà. Devo tornare indietro dall'altra parte. Quindi vediamo di andare di qua. Qua c'è un'altra lanterna accesa da qualche parte. Questa probabilmente la dobbiamo distruggere. Probabilmente questa cosa c'entra qua sotto. Va bene. Comunque torniamo un attimo in avanti allora. In fondo. Okay, qui dobbiamo fare tutto quanto il giretto. E adesso possiamo sparare qua. Ah, forse avrei potuto usare anche la bomba adesso che ci penso, ma va bene lo stesso. Andiamo pure avanti di qua allora. In qualche maniera col discorso della bomba e il fatto che posso muovermi dopo che ho sparato, qualcosa del genere. Comunque possiamo andare avanti e scendere qua sotto. Vediamo cosa troviamo qua di bello. Due interruttori. Perfetto, andiamo avanti. Stanza trappola? Ce l'abbiamo fatta sconfiggerli tutti. Vediamo che cosa troviamo nella cassa. Ta-da-da-da! La prima parte dell'amuleto. E quindi è quello, proprio quello che cercavamo. Qui possiamo utilizzare la bomba, che avevamo detto prima. Excavation. Vediamo che cosa ci troviamo dentro.
Un'altra stella? Sì. Andiamo giù dall'altro lato. Non c'è niente di qua. Quindi possiamo pure tornare tranquillamente indietro, perché tanto la quest l'abbiamo già finita. Qua ci sono nemici nuovi. E adesso posso andare di qua? Sì! Quindi adesso funziona e quindi possiamo andare giù di qua. E sfruttare questo. Sì, ha beccato qualcosa. Vediamo se è successo qualcosa là sopra. Non mi ha liberato il passaggio, però ha attivato una delle cose, va bene. Andiamo ancora avanti. Qui potrei usare la bomba eventualmente, se dovessi tornare grande. A parte che c'è un cristallo là, quindi non è un problema. Devo fare un po' di giri se devo usare il cristallo. Sì, non c'è altro modo dove andare, quindi usiamo pure il cristallo e vediamo di andare di qua. Tra l'altro guardate la differenza che c'è proprio di scala, sembra piccolissimo adesso questi alberi confronto al mio personaggio, mentre quando siamo in 2D è molto diverso. Look around you, ci sono tanti alberi morti, c'è la corruzione anche qua, dobbiamo tornare da mio... Sì, dobbiamo tornare dal cugino, dal cugino, dallo zio. Quindi vediamo di andarci. Prima o poi scoprirò qual è la magia di Kairis, ma per adesso mi sa che questi muoiono subito. Torniamo in città. E vediamo intanto di salvare. Possiamo anche andare a spendere qualche soldino, perché abbiamo 4.400. Costava 5.000, quindi no. Non andiamo a spendere. Andiamo a parlare con lo zio. Zio, abbiamo trovato la prima parte. Eh sì. Adesso devi andare alle rovine di Sarudnak, che sono a nord-est di Aogai. E sappiamo già dove sono, perché sono lì dove c'è l'infermiera. Quindi andiamo subito e vediamo che cosa riusciamo a combinare in quella zona là. Il gioco si fa sempre più intrigante, finalmente abbiamo un po' di storia, una quest effettivamente che ci può dare una mano a completare il gioco. Aiuto, mi sta spingendo tantissimo questo. Cosa vuoi tu allora? 5.000? No, non mi interessa nulla di queste cose, quindi andiamo pure su e vediamo cosa... se ci facciamo curare dalla signorina qui e poi probabilmente dovremo andare avanti. Salviamo anche. E andiamo pure di qua. Andiamo ad andare alle rovine per trovare la seconda parte dell'amuleto. Nemici un po' più grandi. Così finalmente possiamo provare la nuova magia, che è X Crystal. Neanche male. Una magia d'attacco. Molto bene. Ottimo, ottimo, ottimo. Vediamo che cosa c'è qua di bello. C'è un ponte là in fondo. Ok, continuiamo a spaccare culi a questa tartaruga gigante. Ok.
attacco e difesa, perfetto. Continuiamo a girare, vediamo che cosa c'è di bello. Un sacco di nemici. Wow, quanti nemici adesso. Ci sono anche le piante di Super Mario, come potete vedere, se non le avete già riconosciute. Facciamo heal. Dai che ci curiamo un po' ancora e attacchiamo. Perfetto, abbiamo guadagnato un sacco di soldi da questa cosa. Le rovine non sono qui, sembra. Forse sono dopo quel ponte, vediamo. Io direi di continuare a curarci con l'eco, così ci portiamo già al massimo. Tanto non avendo punti magia, in realtà è inutile cioè possiamo sprecare tutte le magie che vogliamo. Andiamo ad andare su quel ponte? Ci sembra di qua la rovina, mi sa. Sa che la direzione è giusta. Un sacco di nemici, wow. Heal. Forse avrei dovuto fare un heal. Oops, no run. Run. Ok, sono scappato solo con un personaggio, ma va bene lo stesso. Adesso vediamo di tirarla su, infatti. Ho un Phoenix Down? Non ho un Phoenix Down, evviva! E probabilmente dovrò tornare indietro a sistemare la situazione. Avrei dovuto comprare un Phoenix Down! Andiamo pure nel dungeon, adesso non mi interessa essere in due, ma dovremmo farcela lo stesso. Abbiamo la possibilità di selezionare il character. Oh mio Dio, che oddio, cos'è sta cosa? Scappa, 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 scappa. Cosa abbiamo qua? Abbiamo tutta una serie di inventario. Somiglia molto a Diablo questa cosa, mi viene in mente. Wow. Sì, è molto Diablo questa cosa. Vediamo se troviamo qualcosa qua dentro. Chained combo. Ah, abbiamo una combo. Ring of Fire. Ok, cominciamo a avere oggetti a caso che derivano appunto da questa cosa qua. Sì, adesso possiamo fare la mega combo, insomma, e fare molto più casino. Vediamo di andare avanti. Sì, perché ci attaccano tutti insieme anche, quindi a quanto pare è un altro stile di gioco completamente. Necklace of Eagle. Ho
Abbiamo Life Bar. Sì, anche la Life Bar che abbiamo sotto. È proprio Diablo questo. È riferimenti a Diablo. È bello che abbiamo riferimenti anche di tipo diverso. Ambient light, luce ambientale. Altro piccolo dettaglio grafico, come potete vedere. E ondate di nemici come se non ci fosse un domani. Un altro oggetto che è questo, backstab damage. Abbiamo sempre più cose e piccole caratteristiche. Andiamo ad andare di qua. Che cos'altro troviamo? Troviamo altri nemici? Qua sopra, se clicco qua nell'inventario, mi porta direttamente a qua. Quindi non c'è più l'inventario che avevamo prima. Però qua facciamo un sacco di soldi anche con questa cosa. Non stare qua a distruggere tutti. Belt of Legend, Stonebreaker, 300 di danno a Stone Walls. E questa, Grinding Speed. Questo è proprio Grinding Fest, nel senso che ti arrivano una marea di nemici e li dobbiamo sconfiggere tutti. Vediamo qua dentro che cosa c'è. Un'altra carta, la carta di Doppel. Quindi qua abbiamo le combo, fico. Chissà com'è l'altro personaggio che non ho ancora provato in questo ambiente. Vediamo che cosa riusciamo a trovare. Queste piccole cose. Continuiamo a girare, vediamo se troviamo qualcos'altro di utile. Magari qua sopra? Sembrerebbe di sì. E quanto qua, pare qua ci sono proprio ondate di nemici. Dynamic Cutting. Ah, adesso faccio luce anch'io con i miei colpi. Oh, vedo un punto di salvataggio. Game over. Addirittura. No, proprio adesso. Arg. Mi ha riportato all'inizio del dungeon. E continueremo allora nel prossimo episodio di Evoland. Io sono Ace the Brave. Grazie ancora della visione. Namaste and be brave.